Edoardo Costa, protagonista di Leggende Metropolitane, qual è stata la leggenda metropolitana che ha accompagnato la sua vita e la sua carriera? Beh, diciamo che la mia vita è una leggenda metropolitana. Sono cresciuto in periferia, però ho vissuto nelle più grandi città del mondo e nei suburb, quindi anche nelle periferie delle grandi città, da Parigi a New York, a Los Angeles, a Rio de Janeiro. Quindi devo dire che mi sento un po' parte di queste leggende metropolitane, di quello che succede proprio dietro le quinte, come se parlassimo di un palco, di un teatro, dietro le quinte. Cosa ha in comune con il suo personaggio in questo film e cosa le è piaciuto di questo ruolo? Il personaggio di Mario è un personaggio divertente perché è ironico, è un finto, si finge miliardario, cerca di prendere in giro questi ragazzi cercando di sfruttarli, però poi impara delle lezioni, perché quello che è importante nella vita, penso, qualunque cosa succede, succede per te. Quindi ogni evento, ogni situazione, ogni incontro ha qualcosa che ti aiuterà, secondo me, a crescere o a imparare una lezione o a migliorarti. Quindi ogni situazione, lo dico anche a tutti, perché è quello che tante persone poi vivono con questa, come è successo questa cosa, o perché non ho fatto così, perché non ho detto quello, perché proprio a me, perché proprio a me. No. Queste cose che succedono, che all'apparenza la mente magari certe volte, eventi, situazioni di ogni tipo le reputa negative, hanno sempre un risvolto positivo, hanno sempre un fine ultimo che è quello di farti crescere. Quindi questo personaggio, Mario, in quello che è in questo film, è abbastanza grottesco, però è divertente, è ironico e alla fine impara la sua lezione di vita. E si avvicina a questi ragazzi che all'inizio cercava di sfruttare o cercare di mettere a disagio. Invece, alla fine, poi chi vede il film si rende conto di quello che è. È senza dubbio una sceneggiatura che si presterebbe molto anche al teatro. Le piacerebbe portarlo in tournée? Beh, sicuramente ogni libro si presta per un film, ogni film si presta per una tournée teatrale. Volentieri, se ci fosse qualcosa di interessante. Io non sono un grande amante del teatro come attore, amo vederlo, meno farlo, preferisco set cinematografici, televisivi, però devo dire che si presta benissimo per uno spettacolo incredibile. Lei comunque nella sua carriera è stato protagonista della scena televisiva e cinematografica sia italiana che straniera. Tutti la ricordiamo con il ruolo che le ha dato il successo nella soap opera Vivere. Cosa pensa del fatto che in Italia non si girano più soap opera, o almeno come prima, e che vengono quasi tutte importate dall'estero? Beh, in Italia si importa sempre, si è sempre importato tutto. Prima le soap opera erano un pochino un punto di riferimento per tantissime persone che guarda, negli orari di pausa pranzo, la mattina vedevano queste soap opere. Ho partecipato a tante soap opere, prima di Vivere avevo già fatto Un posto al sole, avevo fatto Beautiful. Beh, Vivere chiaramente è stato Riccardo Moretti, il personaggio, l'eroe romantico della soap opera, che non si aspettava nessuno avesse questo successo incredibile, ma oggi c'è un po' una. C'è un, siamo in un momento di passaggio, di cambiamento, quindi vediamo cosa succede. Io sono molto più per i film, per il cinema, per le serie televisive, per tutto quello che produciamo, bisogna produrre. In Italia bisogna che si ricominci a riprodurre film, film indipendenti, soprattutto come queste leggende metropolitane. Bisogna dare spazio a visioni diverse, bisogna dare spazio al cinema. Io sosterrò sempre i film indipendenti, oltre che chiaramente i film importanti con i grandi budget, al talento e a queste realtà che sono meravigliose. Ultimamente proprio alcuni attori di Vivere sono tornati sulla scena televisiva grazie a un reality. Secondo lei è ancora un ottimo modo per rilanciarsi e partecipare a un reality televisivo?
Sì, ho visto, anzi, ho sentito di qualche attore di vivere, penso Davide, la Beatrice, qualcuno è andato a questi reality e devo dire che hanno avuto un loro ritorno nel reality. Poi, diciamo, non sono un fan dei reality, pur avendone fatto uno io anni e anni fa. Era proprio un pass era, è, l'ho fatto proprio come passaggio. Per staccare un po' l'idea del personaggio che avevo in vivere con altri progetti che stavo affrontando, dovevo portare. Quel reality che è stato la fattoria in Brasile, adesso non mi ricordo neanche quanti anni fa, sono passati tanti anni, volevo far vedere un po' la persona più che il personaggio. Quindi mi è servito come stacco, quindi ben vengano se i personaggi possono rinascere anche con un reality, soprattutto qui in Italia, va bene. Chiudiamo con progetti futuri, c'è ancora un sogno nel cassetto che ci può rivelare? Beh, tanti progetti futuri, devo dire, in Italia stanno uscendo due film che ho girato all'estero, quest'anno arriveranno in Rai, sia Christmas in the Caribbean, dove sono protagonista con Elizabeth Hurley, sia The Island, che sono protagonista con Michael J. White, uno è una commedia romantica, quest'altro è un film d'azione, che adesso oggi è ancora da settimane alla numero uno nella classifica Starz. Quindi lo porterò come premiere in prima visione al Chinese Theatre durante gli Oscar 2024, adesso a Los Angeles, e ci sarò onorato, avrò un premio proprio al Festival Hollywood Italia. Ho dei progetti che sto iniziando adesso, sto partendo in questo momento per un progetto in Inghilterra e ho due film coproduzione americana e brasiliana che si gireranno in portoghese, in Brasile e in Italia, una coproduzione con l'America, ma si girerà una parte in Italia. Quindi una bellissima piattaforma che parlerà un po' della mia trasformazione, che si chiama The Change, www.thechange.it, che è proprio qualcosa su cui sto puntando molto, proprio per andare un pochino più in profondità su cose della vita, sulla mia trasformazione, su servire le persone, è quello che sto cercando di fare oggi con tanti strumenti che mi hanno aiutato a me a cambiare la mia vita. Insegnamenti di maestri straordinari che ho avuto sia negli Stati Uniti che in India, dove ho passato parecchio tempo, e oggi spero veramente di poter fare tanti bei film anche in Italia, magari film indipendenti o film che possono essere visti qua in Italia, ma magari anche essere portati all'estero, come adesso i film, il nostro film di Garrone che è stato agli Oscar. Grazie. Luca, Sei veloce? No, no, sei sei veloce? veloce? Sì, Ok. veloce quanto, però, perdono. 5 minuti. Ok, dai, sì, siamo così Io poi finisco lasciamo. qua. Sì, ok. Non so se la parte video vuoi girarla direttamente, non so se lavorerà tutto quanto Stefano. Esatto. Ok, va bene, Adesso allora vedo così tutto. sentiamo. Beh, molti a dire guarda cosa. Perché poi dobbiamo dire che Forte è il nome d'arte di Edoardo, alias il mio Moretti. Alias Moretti vivere, l'eroe parliamo romantico di vivere. Parliamo di questo film, che è il motivo per cui oggi Sì, Leggende Metropolitane è un film, proprio come dice il titolo, Leggende Metropolitane. È una storia di periferia, c'è un cast di persone divertentissime, molto brave, e il regista primo lungometraggio, musicali, rap, storia, più di 200, oggi è diventato con questo progetto cinematografico, devo dire, hanno messo tantissima passione, hanno spremuto tutte le risorse possibili e hanno creato un progetto che devo dire chapeau perché è stato veramente bello. Ed è bello quello che si riesce a fare oggi, soprattutto per persone che hanno voglia e hanno
film è proprio una prova di tutto questo, tra l'altro completamente girato in Brianza, nelle zone proprio di Colaro, Saronno, dove mi sembra più tra l'altro vivi, o comunque vivi molto spesso artisticamente. Sì, vivo al di fuori di Milano, ormai vengo a Milano stessissimo, ma sono in periferia anch'io.